Quando ero io andavo alle scuole elementari, in tutte le scuole c'era il sabato che si chiamava sabato fascista, cioè il fascio, il simbolo di questo partito che governava l'Italia, no? Il sabato fascista, cioè non si andava a scuola il sabato, si andava a fare le esercitazioni militari dai bambini. Quindi voi che fate le scuole elementari eravate chiamati figli della lupa. La lupa è il simbolo di Roma, che hanno tanti gemelli, no? E quindi i figli della lupa avevano una divisa, quindi ho visto qui, ecco, i bambini, che possono vedere, piccolini, vestiti con la camicia nera. La camicia nera. Con un fazzoletto, mi ricordo che colore era, i calzoncini verdi e le scarpette un po' malandate. E tutti dovevano fare il saluto così, con il simbolo così. Ma noi bambini eravamo contenti, intanto perché non si andava a scuola, sai? E poi perché si mettevano la divina, si facevano marciare, le esercitazioni, ci facevano fare la guerra, ecco. Dopo poi, dalla prima media alla terza media, si passava a un altro nome, Balilla. I Balilla erano invece più grandi, avevano una divisa più migliore, avevano anche un moschetto vero, si proietta, ma con la baionetta. Quindi tutti questi bambini da 10 a 13 anni al sabato facevano le recitazioni col moschetto, e ai bambini già a 11 anni si insegnava a fare la guerra. Poi quando si arrivava a 14 anni, finita la terza media, si diventava avanguardisti, e allora questi avevano fino a 20 anni, che non andavano a fare il soldato, erano veramente dei giovani che facevano, non dico la guerra per davvero, ma insomma facevano le recitazioni con i proiettili. Quindi tutti i sabati, tutte le scuole chiuse e tutti i bambini e i giovani a fare le esercitazioni. Poi durante l'estate il governo aveva inventato le colonie. Una volta non c'era il turismo come adesso, allora nessuno aveva i soldi per andare a fare la vacanza nelle alberghi, o la maggior parte. Allora i bambini venivano portati, quelli della città, venivano portati un mese in montagna. Quelli della montagna, nelle sotterre, io ho portato un mese al mare, nelle colonie. C'è ancora la colonia dove c'è adesso c'è un lungomare vicino al porto, c'è un grande edificio antico, vecchio, che era la colonia marina, dove vedevo i ragazzi e stavano un mese al mare. E noi dovevamo andare un mese a Monte Petrano, dove c'era la colonia, ancora c'è il gruppo. Era il 25 luglio del 1943 e noi ancora eravamo in guerra, no? E una mattina io ancora dormivo un po' tardi, era luglio, la scuola era chiusa, sentiamo nella via sotto gli appaggi un gran bucino, la gente che urlava, che chiamava, che si chiama strada. E io mi sono detto, che succede? Mia mamma ha aperto le finestre, ha sempre parlato con qualcuno, poi si è rivolta verso di me. E mi ha detto, Giannino, è caduto Mussolini, cioè hanno defenestrato, cioè hanno fatto cadere il governo e Mussolini l'hanno messo in prigione. Tutti pensavamo che fosse finita la guerra, tutti erano contenti, noi ci cominciavamo in quel momento, perché l'Italia il governo si è ritirata e i due eserciti, ci sono stranieri, ci sono venuti a combattere nel nostro paese, hanno distrutto l'Italia. Io mi sono messo a piangere, ma non per Mussolini. Perché io dovevo andare nel secondo turno in colonia a Monte Petrano, ma andavamo vestiti da Balilla, e io, siccome ero figlio della lupa, che avevo 10 anni, e il 25 luglio, il 1 agosto, il turno mio, il secondo turno, andavano quelli di 10 che avevano finito la quinta elementare, quindi noi da figli della lupa andavamo a Balilla, che per noi era una promozione, ci davano il moschetto, e quindi io sono scontato al letto per vestirmi, per partire. E dice adesso che ha fatto Mussolini, la colonia non si fa più, e io piango perché non potevo andare in colonia.